Buongiorno a tutti, bentornati qua su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per build, news e guide dei vostri giochi preferiti. Oggi parliamo di Man Eater. Ricordatevi di iscrivervi al canale se non lo siete già e chiaramente attivare la campanella se invece siete già iscritti, e questo vi ringrazierò sempre immensamente per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Oggi parliamo di Man Eater. Ecco qui un bellissimo squalo martello che vuole essere mangiato malamente. Nel frattempo, oggi andiamo a vedere chiaramente le mappe. Andiamoci a un attimo a imboscare, andiamo a vedere le mappe e tutto quello che bisogna trovare sulle mappe per completare il gioco al 100%. Ebbene, iniziamo con la prima mappa dove noi esponiamo, che è questa qua, la mappa degli alligatori, è il Bayou. In pratica dove si inizia da qui, in realtà si entra nel Bayou da qui. Questa è la mappa completa finita al 100%. Un suggerimento per finire la mappa molto velocemente, ma soprattutto in realtà è per finirla, diciamo, completa, è che vi servirà l'organo di anfibio. E soprattutto questa è una mappa da cui noi inizieremo da livello 1 e troveremo subito i livelli 15 come alligatori. È una mappa prettamente del Bayou, quindi troveremo un sacco di alligatori e predatori e di conseguenza dovremo lottare costantemente. Quello che vi dico io è skippatela fino ad arrivare a livello 20 più o meno, che si fa già nel secondo tratto, e poi tornate indietro per completare la mappa. Questa è quella completa, quindi dove troverete sia i punti di interesse che le casse che i cartelli da mangiare, e ovviamente in giro per la mappa troverete anche i super predatori e quindi tutte le taglie, chiamiamole taglie, degli animali che dovrete invece mangiarvi per poterla completare al 100%. La seconda mappa è Lago del Cavallo Morto. È una mappa un po' più complicata, in queste zone soprattutto, bisogna entrare attraverso le griglie, griglie che però si possono aprire solo ed esclusivamente se si è degli squali anziani o adulti. In questo caso voi tralasciate queste zone e tornateci quando ovviamente sarete del livello giusto per poter distruggere le grate e poter entrare all'interno delle tubazioni. È una mappa abbastanza semplice, in realtà non c'è molto da fare, dovete soltanto stare attenti qua, c'è soltanto un modo per oltrepassare questo cancello, tutto il resto è prendibile e facilmente prendibile attraverso le grate. Questa zona qui potete, se avete la modalità anfibio, quindi da questo cartello, dovrebbe essere un cartello, voi potete passare sopra la strada e quindi passare attraverso, diciamo, la terraferma per arrivare in questa sottospecie di piscina artificiale per poter prendere queste quattro cose qui e entrare nella grata per poter arrivare in questa zona. Passiamo alla Costa Dorata, che è la terza mappa, è molto più piccolina ed è molto più facile, sinceramente. Questo perché praticamente siamo costretti in dei canali e con l'organo, con il sonar sempre attivo, in pratica si riesce a recuperare praticamente tutto abbastanza agilmente. Non c'è nulla di nascosto tranne queste piscinettine qua, da cui si può entrare sia dalle grate esterne che in realtà passando all'esterne, quindi attraverso le spiagge o comunque le varie baie che ci sono. La zona 4, quindi la Baia Zaffiro, questa è un po' più una rottura di scatole per due semplici motivi: perché c'è tanto mare aperto, quindi bisogna veramente avere il sonar al massimo del proprio livello per poter riuscire a trovarli in pratica nella mappa tutte queste cose. Come potete vedere, sono quasi tutte concentrate nella prima area, nell'altra sono un po' più distribuite, sono in profondità. Profondità che soprattutto si ritrova qui perché poi si arriva in questa zona che è praticamente mare aperto, ma che però è anche l'ultima. Da questa zona noi dovremo tornare indietro e passare attraverso questo cancello di sabbie floride. Possiamo tranquillamente saltarlo via ed entrare nella quinta zona, le sabbie floride, sì, quinta zona. È una zona di una facilità inaudita. Come potete vedere, praticamente è un cerchio molto semplice, molto stupido. È tutto sui bordi e lo potete fare in circa 10 minuti se vi mettete abbastanza di buzzo buono. L'unica parte un po' una rottura di balle è quando attiviamo il sonar qui, che oltre a queste cose,
che sono del nostro livello e quindi noi riusciamo a prenderle senza problemi, troveremo anche tutte queste, e che sfortunatamente qua troveremo orche e capidogli che ci faranno abbastanza male, perché sono di livello 40 e passa. Da questa zona, che chiaramente vi faccio rivedere giusto per capire un pochino dove dovete andare, si passerà nella penultima zona, che è la Baia Corallina. Ok, la Baia Corallina è ancora più facile della zona delle sabbie floride, perché c'è soltanto una via, quindi è impossibile sbagliarsi, non ci si può veramente confondere. L'unica rottura di scatole sono questi punti qua, dove bisognerà per forza passare o attraverso questi cancelli oppure attraverso la spiaggia, ma per il resto è veramente una stupidata. Qui bisogna solo ed esclusivamente gironzolare, quindi seguire proprio la strada e prendere tutti i punti che si incontrano fino ad arrivare in pratica nelle acque profonde. Il golfo, l'ultima zona, la zona più lunga e anche più profonda, perché è praticamente all'altezza maggiore, perché si va giù nel golfo, e tutta questa zona qui è tutta zona sotterranea, quindi sono tutte zone con grotte, grottine, varie ed eventuali. È un po' una rottura di scatole perché è veramente piena e soprattutto ci sono un sacco di predatori, da squali martelli che ci attaccano a capidogli, a orche, a squali bianchi, perfino i cacciatori hanno i sommozzatori con i mitragliatori e i missili. Cioè, a un certo punto non ci si vede più, si inizia a mangiare un po' qualsiasi cosa, ma la zona comunque, una volta arrivati qua, si è già di 30° livello megalodonte, quindi si sa già esattamente cosa fare, ci si è già annoiati abbastanza. Questa è l'ultima zona, ricordatevi questo punto e soprattutto questo punto qui, che è l'ultimo che io ho trovato perché non riuscivo a pescarlo, è praticamente attaccato al bordo della mappa ed è sopra, quindi è su una boa, in pratica è una boa questa cosa qua. Ed è abbastanza complicato trovarla, se si passa col radar sotto non la si vede, la signora abbastanza. Questa è una zona finale, la zona finale del gioco. Ovviamente io qui praticamente in mare aperto, dove si ha molto più spazio e ci sono molti meno predatori, ci si può mettere di buzzo buono per fare tutte le cose dell'infamia. E la zona che in realtà in teoria bisognerebbe fare sin dall'inizio, ma che non si può perché tutte queste cose qua sono chiuse per gli squali anziani, è la zona, la Baia dell'Aragosta, dove in realtà si inizia e che è molto piccolina, come potete vedere, anche molto stretta. Non è complicata da fare, ma comunque questo è quello che c'è da fare con le cose al 100%. Per quanto riguarda l'infamia, invece, quello che vi posso suggerire io è: considerate che per ogni capitano dell'infamia vi danno un potenziamento, quindi se cercate un determinato potenziamento dello squalo, sfortunatamente dovrete salire di infamia, quindi uccidere persone, continuare ad uccidere cacciatori, ma soprattutto far distruggere le navi dei cacciatori, perché l'infamia sale molto agilmente. Queste sono le ricompense che ci danno per ogni cacciatore ucciso, quindi denti bioelettrici, la di cuore, che è praticamente l'organo tank, la digestione dei minerali molto molto utile, le ghiandole surrenali, questi possiamo anche abbastanza ignorarli, la pinna bioelettrica per chiunque voglia lo squalo bioelettrico, il corpo bioelettrico sono il 5 e il 6, il 7 c'è la digestione mutagene, molto comoda perché il mutagene sono veramente pochi, la coda bioelettrica dalla cicciona nera e la testa bioelettrica invece dal comandante piercing. L'ultimo è la muscolatura brutale, che chiaramente arriverà con una barca antisqualo gigantesca che in realtà abbatteremo abbastanza agilmente. Come vi ho suggerito, fatelo nell'ultima zona, quindi in questa qua, perché veramente, come potete vedere, la zona è enorme e ci sono pochissimi predatori se non squali, che sfortunatamente ogni tanto ci troveremo, ma come potete vedere ci sono le barche qui sopra che noi potremo utilizzare per chiamare i cacciatori a noi e di conseguenza alzarci l'infamia molto 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 facilmente. Quindi ricordatevi sempre di mettervi qui e a quel punto distruggere le barche e attirare a voi i cacciatori. Bene, con questo è tutto, io spero di esservi stato utile, questo era Maneater, non ci saranno altri video perché è veramente un gioco molto molto facile, molto molto rilassante e semplice.
GG a tutti quanti, noi, beh, ci rivediamo in mare a quanto pare. Ciao a tutti!